fare un pezzo, anzi l'hanno scelto loro, un pezzo del primo album, appunto, 73, quello lì scartato. L'altro giorno a un certo punto loro mi hanno chiesto: senti, ma Eugenio, vabbè, tuo fratello, Eugenio, la prima strofa, Eugenio dice che tu sei un rinnegato, ma poi Patrizio chi è? Patrizio, ragazzi, Patrizio era l'amico di Eugenio. Andavano sempre in coppia, cioè, e mi davano i consigli. Per esempio, Patrizio mi diceva: senti, tu devi fare sempre tutto il contrario di quello che dicono i discografici. I discografici dicono bianco e tu vai nero. Loro dicono destra e tu sinistra. Cioè, è esattamente il contrario dei discografici, così andrai sempre bene. Poi Roberto De Simone invece era un po' l'eminenza grigia della musica alternativa a Napoli. Aveva fondato insieme a mio fratello Eugenio la nuova compagnia di canto popolare. E poi Sandro Colombini invece era il produttore. Mi hanno chiesto: ma perché c'era sempre il mitra in mano? Il mitra in mano nel senso che, come gli americani, aveva le sue idee e non ammetteva repliche alternative. Un sant'uomo. Tutti i ponti col passato, guardare avanti insieme ad una condizione, e tieni sempre conto della tradizione. Rinnegato, c'è un rinnegato, non ti conosciamo più. Rinnegato, c'è un rinnegato, non ti conosciamo più. Rinnegato, rinnegato, conosciamo più.
Grazie ragazzi, veramente, grazie. Grazie a te, è stato un onore.